Ora diamo la parola a Sandra Berardi per una, che ha una lettera dei detenuti, e si prepari Genova. Tutti. Allora io comincio dalla parte finale, che è sicuramente il messaggio più importante, che con il nostro lavoro abbiamo voluto testimoniare all'interno di questa campagna elettorale, riferita soprattutto al punto 15 del programma. Un programma che io auspico che da domani e da ieri anche si tradurrà in pratica quotidiana per tutti, tenendoli sempre ben presenti tutti e 15 i punti di questo programma. Parto dalla fine dicendo solamente una cosa: se noi vogliamo sconfiggere lo stato penale emergenzialista, dobbiamo ricostituire comunità in tutti i luoghi, ma ricostituire comunità tra la gente, verso quelle che oggi vengono definite marginalità sociali e vengono sistematicamente prima marginalizzate e poi criminalizzate, ai quali è destinato il carcere. Contro la certezza della pena noi dobbiamo pretendere e praticare la certezza dei diritti, che vengono prima del carcere. Io leggerò una sintesi, il documento lo manderò dopo perché è molto più corposo, dell'analisi del voto vista da dentro, quindi da un gruppo di detenuti, diversi anzi. Abbiamo esaminato il risultato elettorale dal nostro punto di vista e, nonostante le aspettative e le speranze fossero altre, riteniamo che non è andata male. Stiamo parlando di un partito nato in 2 mesi, in un contesto in cui i partiti cavalcano l'onda del razzismo e del giustizialismo, con eventi di particolare allarme sociale sotto le elezioni come Macerata, dove i media non si sono risparmiati notte e giorno. Per non parlare degli errori di quella che viene definita e percepita come sinistra, dal PD di Renzi al trio Bersani, Grasso, D'Alema, che hanno fatto apparire tutta la sinistra, anche quella vera, come incapaci di tutto. Se si va ad analizzare il risultato di tutti i partiti della cosiddetta sinistra istituzionale, hanno perso, e l'unico partito che si può dire vittorioso è proprio Potere al Popolo, che da solo, senza mezzi, oscurato, è arrivato all'1,18%. E noi non riteniamo che senza la presenza del punto 15 del programma questo risultato si sarebbe raggiunto, neanche lontanamente, perché molti familiari di detenuti si sono impegnati attivamente e continueranno a farlo. In alcuni territori si è raggiunto un risultato molto oltre l'1,15%, grazie proprio al nostro impegno. Pensiamo a Pozzuoli, Portici, Ariano Irpino, Castellammare, Catania, Mister Bianco, Paternò, la Calabria, l'area del Gargano, il Leccese, il Sud in generale. Ed è necessario organizzarsi per il futuro affinché si riesca a crescere senza cedere e senza fare passi indietro rispetto a quella che è il nostro diritto, il diritto ad una vita onesta fuori e ai nostri diritti anche dentro. È per questo che dovete lottare per noi e darci voce, e questo è quello che dovremmo continuare a fare. Grazie.